Grazie, ciao a tutti e a tutti, nuovo video Chiacchiericcio barra vlog, come state? Allora, oggi è la giornata un po' di merda, perché è una giornata antipatica, e uggiosa a dir poco, non so se sia così, però penso che si dica, vabbè, io faccio prima dire nuvolosa, e niente, non sono uscita in tutto il giorno, perché dovevo pulire la casa, oppure anzi, dovevo lavare i piatti, spazzare, e mi sono dedicata di più alla casa. Ovviamente oggi mi sono dedicata finalmente anche a me, quindi oggi penso che mi truccherò. Non so quanto tempo resterò a truccarmi, però mi voglio truccare. Quindi non so se truccarmi off camera o con voi, perché di solito con voi ogni volta c'è un macello, non dico voi, però sì, vabbè. Qualcuno ha da ridire, ma io me ne può fare di meno, mi trucco lo stesso. Anzi, non so dove ho messo lo specchio per truccarmi, quindi vabbè, niente. Dunque, sto cercando da che parte dove. Ah, vi avviso già, questo video sarà senza tagli. Chi vuole lo guarda, che no, pace. Però devo cercare lo specchio, quindi non ho idea di dove ho messo lo specchio. Intanto un attimo solo che stoppo, almeno quello lo faccio. Allora, eccoci qua, non vi spaventate perché devo truccare, quindi vediamo, non so cosa riuscirà fuori. Vediamo un pochettino cosa ho di trucco qua. Ho il mio mascara e il mio correttore, che non trovo dove sia il mascara, eccolo qua. Il mascara è questo qua, questo è della Rimmel Super Speed, super volume, bello forte, strong. Ecco qua, vedete, questo è il mio mascara. E poi qua c'ho anche il correttore, come potete ben vedere. Il correttore della, aspettate che non vedo senza occhiali, della Maybelline New York, eccolo qua. E nulla, allora. Adesso vado a applicare un po' di correttore, via, dai, perché così non posso mica stare. Questi occhi che sembrano spavento, potevo pensarci da prima, ma ormai ci sono, dai. Vediamo un pochettino cosa esce fuori. Allora, vediamo un po'. Dunque, come state ragazze? Cosa mi raccontate di bello? Che cosa farete per le vacanze di Natale? Io starò a casa, nulla di che. E nulla. Quindi non faccio chissà che festicciole, nulla di che. Anzi, uscirò un pochettino se me ne viene la voglia, non lo so. Vediamo cosa mi spiripizzola la testa, cosa mi dice la testa. Questa roba qui. Niente. Ok. Ne metto un altro po' perché qui ne ho messo. Io siccome sono tirchia col correttore, ne metto di meno. Io non lo so perché. E poi ho questo qui è il Mommo di Panda. Ok. Ancora devo lavare i pennelli e sì, lo so, sono una vergogna, ma devo lavare i pennelli e le spugnette, quindi non userò né una né l'altra di spugnette, perché adesso ho due spugnette. Microblade, no, aspettate, cosa sto dicendo? Beauty Blender, come ricordavo il nome specifico delle spugnette. Beauty Blender ne ho due da lavare e vabbè, no comment. Non è il massimo come sto correttore, perdonatemi, ma è quello che riesco a mettere. Mascara metterò. Aspettate un secondo, stoppo. Dunque, stavo lottando con la fotocamera perché è troppo storta e non capisco il perché, vabbè, niente.
Allora, sto usando la palette Flawless 4 che sta specchiata parecchio, si specchia troppo. Ecco qua, Flawless 4. E per non parlare troppo e farci troppi giri parole, come ombretto vado a utilizzare, si vede? No, non si vede una mazza. Questi due li picchietto tutti e due, ci pulcio su come si può dire, il pennello e vado su a pucciarci il pennello. Faccio così, poi ta-ta, e vado su a mettere un po' di. Sì, mi sto truccando, ragazzi, alla fine. Ho deciso di truccarmi. E vabbè. Perché il mio canale, d'altronde, cosa parla di trucco, ovviamente. Se no, che senso ha? Vero? Esatto. Però perché non mi sto facendo vedere in telecamera? Io non lo so. Che brutto vizio di non vedermi in telecamera. Dovrei vedermi in telecamera perché se no, se guardo lo specchio, non vedo una mazza. Cioè, mi spiego meglio. Se guardo la telecamera e non guardo lo specchio, non vedo cosa sto combinando. Però, dato che ho la specchio retrovisione della telecamera, perché non guardarmi? Vabbè, no comment. Già. Già, così è. E nulla, quindi a Natale non farò una mazza. Se non è che esco da un'altra parte, ma oh, ho i miei dubbietti. Sfumare, 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 come si suol dire. Sto sfumando l'ombretto, vedete, perché se no così è brutto a vedersi. Quindi sfumiamo, facciamo una bella sfumatura, come si suol dire in gergo make-uposo. Ecco qua, make up oso. Oddio, si stavano appannando gli occhi, perché? Boh, vabbè. Dunque, continua a sfumare un altro po' finché non esce qualcosa di più carino, se così si può dire. E nulla. Questa telecamera è sempre più storta, boh, vabbè, non capisco il perché. Anche di qua voglio sfumare un altro po'. Ok, bene. Ora vado con l'altro pennello, ovvero questo qua a lingua di gatto. Non so se si è visto, se si è visto bene, vedete, questo qua a lingua di gatto, sì. Dunque, cosa prelevo da qua? Questo? Un po' sì. Poco a poco. Insomma, non è che mi fa impazzire, però per non fare troppo effetto congiuntivite, ne metto una pena. A vedere un po', insomma, vabbè, oramai l'ho messo, via. Poi, mascara? Sì, dai, ci sta il mascara. Sempre che, come dire, sempre che non mi si sbavi il mascara. Aspettate che leggo un attimo. Scusate un secondo. Non vedo se è waterproof o no, ovvero non vedo alcuna dicitura del mascara che sia a lunga tenuta e che non sia no transfer, che vuol dire? Già lo sapete, vabbè, che non si trasferisca sui vestiti da nessuna parte, insomma, no transfer si sa la dicitura cosa vuol dire,
Inutile che ve lo spiego, però mi pare che l'abbiate capito, sì, esatto. Quindi non so se sia NeoTrasfer, ma che me ne può fregare di meno. L'importante è che abbia un po' di mascara, ok? Ebbene sì, un po' di mascara io ce lo voglio mettere. Adoro io mettere mascara, quando è il momento mascara o ombretto, anche che sia, mi piace. Sì, vabbè, in generale il make-up mi piace comunque a prescindere. È bello truccarsi, come suol dire. Sì, è vero, ci fa sentire meglio il make-up. Soprattutto se siamo donne, ma anche gli uomini si truccano, che io sappia. Dipende, non tutti si truccano. Wow. Per me, wow, per voi non lo so. Giudicate sotto senza niente, ragazzi. Vabbè, non so più cosa volevo dire, però vabbè. Nulla, questo è il bello della diretta. Ve l'ho detto, non farò nessun taglio. Siate clementi, questo devo dire. Può servire qualche commento un po'. Non lo so, vediamo. Ok, bene. Mascara finito, cioè nel senso, finito di applicarlo perché non voglio mettere 50 kg di mascara. Già ho tante ciglia io belle folte, non per far la figa, non per credermi chissà chi, ma è vero, ho delle belle ciglia, belle folte, belle lunghe, belle effetto, come si può dire, Bambi, ciglia da cerbiatta, non mi voglio credere chissà chi, ma è la verità. Niente, ragazze, adesso volevo mettere un po' di eyeliner, ma per sentire lo sguardo, quindi vado solo di correttore. No, correttore l'ho già messo. Sì, esatto. Cosa posso fare adesso? Non lo sono indecisa, ragazzi, è che il fondotinta non lo voglio mettere per il semplice motivo che... boh. Si vedrebbe la peluria da questa parte, non è il massimo. O lo metto e me ne può fregare meno? Boh. No, io a sto punto metto un po' di in terra, bronzer, perché se mi vedete troppo indeciso poi me ne andate, già lo so già. Succede così, quindi va bene così. Mettiamo un pochettino di bronzer, come si suol dire, bronzing, vabbè qua c'è scritto bronzer. Usiamo le parole adatte che è meglio. Si chiama anche adesso bronzing. Comunque, in gergo giovanile si dice bronzing, contouring, che so che le makeup artist dicono contouring. Ma va bene lo stesso. Allora, stop, arrivo subito perché devo prelevare il pennello, che non mi ricordo dove l'ho messo. Grazie, siamo belli a posto. Allora, era sotto il mio naso e non trovavo dove era il mio pennello, cioè questo qua. Sia cipria che cipria, sì, ciao, che bronzing, che contouring, che blush. Comunque vado alle ciance, pulciamo un po' sul contouring. Vedete, metto un bel po', una buona dose di. Oh, che bello! Non è male per niente. Che ne dite voi? Mi piace. Se vedete che ci sto soffiando perché li uso solo io i prodotti, eh? I trucchi, sia chiaro, e questi li uso solo io, quindi va bene così. Tanto non sono una truccatrice, lo so che non lo devo giustificare a nessuno di voi, ma magari se qualcuno si affaccia. Che non conosco io di truccatrici, cioè questo da dove viene, cosa vuole? Non sono una truccatrice, quindi correggimi se c'è qualche errore, dimmelo.
Sono i consigli tutti ben accetti, ok? E niente, a posto. Oddio, ho dimenticato di mettere un po' di correttore qua. Sono sempre in tempo, però. No, oramai no. Quindi, copriamo come possiamo. Bene, poi niente, poi vado a prelevare un po' di blush, scusate un attimo, lo prelevo, un attimo solo, questo era della Essence, questo qua, scusate un attimo, Essence Bronzing Contouring, questo è della Essence, vedete, specchia un po', ma vabbè, è quello che vi ho detto io adesso, Rimmel Blush Maxis Max Blush Rimmel, eccolo qua. E vediamo come lo apro. Ok. Pulce un po' il pennello su blush. Oddio, quanto ne metto. Però non è male, dai. Non metto illuminante anche se vado pazza per l'illuminante, perché l'illuminante se no fa troppo palla alla discoteca. Non voglio dire una fesseria, però siccome devo uscire, devo andare a un appuntamento, cioè dal dentista, e quindi non voglio che mi si veda troppo trucco addosso. Vabbè, chi se ne frega, lo potrei anche mettere, ma non mi va, quindi preferisco essere più posata, più composta, perché è troppo illuminante, diciamo, no, non esiste proprio. Vabbè, illuminante può andare bene quando non devi andare a fare le visite, ma vabbè, dettagli, no comment. Aspettate un attimo che per l'altro prodotto è finito. Burro cacao sarebbe da prendere. Eccomi qua, dunque, ragazze mie, mi metto un pochettino di questo Yves Rocher burro cacao per colorare un po' le labbra, tutto lì, nulla di che, nulla di superficiale, nulla di. Perché siccome ho struccato molto gli occhi, vabbè, tanto poi andavo a struccarmi alla svelta, vado con questo della. Sì, appunto, alla mela, alla cerise, come so dire. No, cerise, ciliegia o mela, non mi ricordo, aspettate. No, Red Apple. Come la marca dell'iPhone, Apple, vedete? Apple, mela vuol dire. E vabbè, ah, ma è finito, vabbè, no comment. No, allora devo prendere un altro. Aspettate un secondo, un attimo solo. Allora, ne ho trovato una matita della W7, questa qui, Lip Pencil matita. E vediamo un po' se funziona. Si dovrebbe funzionare. Matita labbra, ovviamente. Sì. Finalmente nuovo prodotto. Sto provando. Poi, questo è. Non vedo che numero sia questo. No, non si. Ah, un nude. Questo è un nude. Colorazione nude, colora nudo. Poi, come lip gloss, sto andando a utilizzare questo qua piccolino. Ok, se mi riesci ad aprirlo, ovviamente. Non è male, dai, non è male per niente. Ok.
Dai, non è male per niente. Questo è il lip gloss della W7. Sì, lip gloss bello, mi piace, sì. Non metto altro niente perché sennò diventa veramente troppo troppo. E come suol dire, come si suol dire, il troppo storpia. Ma vabbè. E niente. Io adesso tra poco mi vesto e in un'altra clip vi farò vedere. Non adesso, quando torno da dove devo andare io. Non vi dico dove perché tanto già ve l'ho detto. È inutile che faccio la ripetitiva. Perché vi potrete stancare, quindi no. Eccomi qua, bene ragazze. Dunque, mi sono vestita, tutto quanto. Nulla. Ho messo questo Dolce Vita, non so come si chiama, penso di sì. Questo viola, che so che mi piace, che vi piace tanto, ma anche a me. E più metterò questo profumo qua, preso in farmacia. E niente, me ne metto un po'. Sempre se non mi cade il tappo, aspettate. Ok, perfetto. Allora. Ok. Dove l'avevo fumata, a posto, perché stamattina neanche io mi ho fatto la doccia. E nulla, questo profumo è veramente delizioso, buonissimo, adoro. Siete attraenti? No, ok. E niente, quindi questo profumo è approvatissimo perché amo, amo, amo questo profumo. Non lo so, come dire, mi porta felicità e gioia, troppo bello, mi piace. Vabbè, felicità è una parolona. Serenità, via, diciamo serenità. Perché sì, mi rende serena, questo profumo è una cosa un po', non dico proprio personale, ma sì, anche personale, ma più che altro mi fa star bene con me stessa, ma anche con gli altri, dai, diciamo la verità, molto top, un top da mai più senso questo profumo, molto buono. Ah, se lo volete sapere, questo è il dupe di Miss Dior, molto buono comunque, mi piace, sì. E niente. Ora lo metto a posto un attimo. Ebbene, come qua. Dunque, vi faccio vedere il mio outfit e ci vediamo tra poco. Un attimo solo, se mi riesce. Allora, facciamo un recap di ciò che tutto vi ho fatto vedere. Questo è il mio trucco. Sì, la poi non piacerà tanto. L'importante è che piaccia a me il trucco, dai. E poi, vabbè, le guance Max Blush. Della Rimmel, un pochettino di bronzer ovviamente, il rossettino che è un lip gloss della W7 con sotto la matita della W7 nude, ok? E niente, questa è la matita della Essence. Non l'ho messo fissante perché tanto poi vabbè, come torno a casa mi strucco, quindi ciccia, ciao, appunto. E questo vabbè, gli occhialetti che tra un po' metto, anzi li metto subito, se no cosa vedo. E niente, questo è il mio outfit, ovvero il mio abbigliamento. Aspettate un secondo, che vi faccio vedere. Questo qua, aspettate. Questo qui, no, non si vede niente. Devo per forza abbassare io l'inquadratura. Questi sono i miei stivaletti. Della Eval Soft, stivali Eval Soft, e più i miei pantaleggings, che questi mi sono costati al mercato 5 euro, validissimi, comodissimi e caldi, e mi piacciono da matti, e mi stanno bene, sono comodi. Se trovate un paio di pantaloni come questi, vi riconsiglio, straconsigliati, perché sono veramente validi e buoni. Mentre la maglia non l'ho comprata io, mi è stata regalata ovviamente, ma anche questa non so se la troverete ancora, da Decathlon, come si chiama, non lo so, è bella, mi piace, comoda, calda e è confortevole, dai, dai, sì. Niente, questo invece è il mio accessorio da tutti i giorni,
la mia borsa con un ciondolo. Questa mi è stata regalata da mia madrina. Ecco qua, è bellissima, adoro, bellissima. Poi, niente. Ok, aspettate che cambio inquadratura. Ok ragazze, noi ci vediamo al prossimo video perché non so quanto è durato il video, ma non importa. Tanto so che la compagnia vi piace, la mia compagnia. E noi ci si becca al prossimo video. Ciao, a presto. Vi voglio bene. Ciao.